Buongiorno. Mettersi in viaggio vuol dire mettersi alla ricerca di nuove idee. Confrontarsi con delle nuove idee genera idee ancora diverse. Se è una fuga, spesso è una fuga da dei sistemi ristretti, da dei canoni ormai stabiliti e prestabiliti. Spesso anche da dei pregiudizi. Quando uno fa qualcosa di nuovo, chi ti circonda ha già una sorta di pregiudizio dovuto a una serie di canoni prestabiliti nelle relazioni. È difficile romperli rimanendo in quel sistema senza essere tacciati di egocentrismo, eccentricità o altre cose più sgradevoli. Ragion per cui spesso il desiderio di cambiare, il desiderio di confrontarsi con nuove idee e di modificare le proprie, combina con la volontà e la voglia di modificare le latitudini alle quali viviamo, aprirsi a nuove avventure. Anche i piccoli movimenti hanno in sé qualcosa di avventuroso, se l'avventura è appunto andare verso qualcosa che non ci è completamente noto, qualcosa che rappresenti delle novità. Novità sono soprattutto i modi di vivere, le idee che reggono i modi di vivere delle persone con cui ci rechiamo. Abbiamo fatto un'intervista via Zoom con Gaia, una ragazza che attualmente vive nella savana in Kenya. Una ragazza con una storia molto particolare, adottata all'età di 2 anni, figlia di una povera ragazza che l'ha dovuta abbandonare, adottata da una famiglia benestante italiana, fra l'altro colpita nella sua crescita, in questo fortunato benessere ritrovato, da una grave malattia che l'ha messa veramente in crisi. Fotoreporter con studi a Londra di fotografia, giornalismo. E questo incontro col mondo Masai, questo desiderio, questa ricerca di capire la propria origine, il proprio divenire, figlia di un occidente devastato come i cartelli degli stupefacenti colombiani, cresciuta nel benessere borghese, due rappresentanze di una civiltà occidentale, diciamo, nella sua espressione peggiore e nella sua espressione migliore secondo i canoni del benessere che ci sono noti, lavorando con l'università. L'università inglese è sempre molto vicina anche all'attività pratica. Facendo questo reportage in Africa, incontra la cultura Masai, incontra un guerriero Masai del quale si innamora. Ma ovviamente tutto questo gli appare impossibile, nel mentre lotta con una malattia molto devastante. Poi per una cura anche fortunata ne giunge a una remissione, non a una guarigione. A quel punto, quando ritrova la salute, perde se stessa, non si trova più in questo mondo. E tutto quello che gli era sembrato la vaghezza di un sogno impossibile per la lontananza culturale, di stile di vita, il guerriero Masai torna a battere. La loro storia, che era già iniziata, che si era interrotta perché la distanza la rendeva impossibile. Ecco, quell'impossibilità diventa invece il viaggio, le idee, la risposta al cambiamento. Diventa proprio il cambiamento stesso. Oggi Gaia è sposata col suo guerriero, hanno una bambina bellissima e vive in un boma, questo recinto dove nuclei familiari hanno diverse capanne. Loro ne hanno costruito una loro, quindi dentro il loro boma esiste un'unica capanna che è la loro. E oggi lei è una stupenda occidentale, anche con tutti i vizi e le reminiscenze del suo vivere in Occidente, perfettamente inserita in un contesto Masai. E l'incrocio delle sue vecchie idee, vecchie paure con queste novità ha fatto sì che lei diventasse la persona che è oggi. E questa scelta enorme, lei oggi la percepisce solo come una delle scelte del suo cammino. Ha compreso che non v'è distanza impossibile da coprire, v'è soltanto il desiderio di andare verso se stessi. Andare verso se stessi è qualcosa di molto precario, di molto instabile. Quindi non sa se fra 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni vivrà ancora il suo marito nella savana, oppure saranno in Australia, oppure a New York. Come non è stato prima, non chiamerà questa cosa una fuga. Semplicemente viaggio verso nuove idee. Quelle che, combinate con quelle che ci frullano in testa, generano nuovi pensieri, nuove idee. Parlando con Gaia e nell'intervista, sempre via Zoom,
con Tiziana e Massimo, due ragazzi romani, ragazzi come si chiamano, ragazzi a 40 anni, che da Roma si sono spostati a Civitavecchia per stare più vicini alla loro passione del mare, mare che li ha fatti incontrare. Ci hanno contattato perché avevano visto dei nostri video su Creta e volevano capire meglio, sapere di più. Allora abbiamo deciso di fare di questo incontro un'intervista, un video, e allora ci chiedevano qual è l'impressione. E mi collego a Gaia. L'impressione è, avendo visitato per lunghi mesi Creta, l'impressione è che ci sia ancora, forse sotto l'influenza di qualcosa di meno occidentale, o forse perché in mezzo al Mediterraneo il mare è sempre qualcosa di precario. Ecco, l'impressione è che quelle latitudini si viva con quel sistema di precarietà, anche di modestia, di semplicità, in cui anche le cose più dure della vita, anche quelle che noi magari chiamiamo come povertà o identifichiamo come tale, siano meno cruenti, siano condizioni più banalmente normali. Il confrontarsi con un forte potere di acquisto o un basso potere di acquisto non è qualcosa di così ansiolitico. Forse il bel tempo permette a tutti di usufruire di spazi all'aperto, di avere delle bellezze, delle comodità. Le ragioni sono tante, nulla a che vedere col paradiso, anzi molte sono ragioni che nemmeno ci piacerebbero, magari si legano anche ad una chiesa ortodossa che ancora ha un po' frenato certe corse verso i benesseri tipicamente occidentali. Combinazioni, idee comunque diverse, che quando incrociano le idee di persone come noi, di persone come Tiziana e Massimo, che vogliono avventurarsi verso questa nuova vita, producono idee ancora diverse, idee ancora nuove. Allora il benessere io credo che sia proprio quello. Non è lo stare bene in un luogo piuttosto che cercare di sostituire il luogo originare a un altro luogo. È il passaggio da luogo a luogo, il passaggio da idea a idea, è il continuo rinnovare le idee, che è un esercizio aerobico per la mente e tiene i canali cerebrali liberi dal colesterolo e mette in moto quel tipo di adrenalina, di piacere, di esigenza, d'adattamento, che poi è un esercizio anche banalmente sportivo. Uno sportivo che cosa fa? Mette continuamente il proprio corpo nella condizione di adattarsi a una fatica, ad un'impresa, e quell'esercizio è un esercizio salubre, così come il muoversi, il conoscere nuove idee è un esercizio sano per la mente. È per tutti? No, nessuna cosa è per tutti. È per sempre? No, nemmeno questo. Non c'è un Vangelo, non c'è un assoluto. Tal più c'è un po' la follia, un po' la capacità di saper surfare su quelle che sono le onde della propria vita e quindi intuire e capire laddove muoversi. Sicuramente una prerogativa è anche quella di avere un animo piuttosto indipendente. Noi siamo sempre combattuti fra la protezione e l'indipendenza. A volte tutto quello che ci protegge è anche tutto quello che ci frena, e può starci bene così. Il mondo non sarebbe così come lo conosciamo se non ci fosse questa cosa. Però c'è chi a quella protezione preferisce l'indipendenza. L'indipendenza fa più rima con la solitudine, perché quando tu vuoi renderti indipendente ti devi staccare da quei nuclei che ti stanno attorno, ti proteggono, con i quali hai una frequentazione regolare. Devi andare un po' verso l'avventura, e nell'avventura incontri degli scogli, incontri delle difficoltà, ma incontri anche delle similitudini, affinità elettive, perché incontri chi come te si è messo in moto verso una indipendenza. In linea di massima, quindi, per quello che è la nostra Story Hunters percezione, le persone che si mettono in cambiamento a volte superficialmente lo fanno pensando di sostituire una quotidianità a un'altra, ma ci sembra anche di capire che questa definizione, questo senso definito della cosa, sia un po' illusorio, specie in coloro in cui vanno alla continua ricerca di idee, ne sono portati. Allora il cambiamento di per sé è uno status mobile, non è qualcosa di definito, è qualcosa che tende a confrontarsi con il continuo divenire di situazioni diverse. Anche qui non è così per tutti. Il nostro canale e le persone che lo compongono, cioè io e Barbara, anche per la nostra storia di vita, il nostro piccolo, crediamo che il cambiamento possa liberare molte energie, e anche la ricerca dell'errore che hai compiuto tu
e non altri, della difficoltà dalla quale vuoi uscire da solo e anche dal non fascino che per te rappresenta quella stabilità, quella casa che si riempie di oggetti accumulati negli anni, sui quali si caricano valori su valori, in cui tutto diventa un po' un feticcio e anche un fardello pesante per ogni movimento. Mettersi alla ricerca di nuove idee e avere la convinzione che le idee siano gli oggetti da portare dietro, sono così comodi da portare. Prima, quando partivo, avevo bisogno di 10-15 libri, una valigia intera. L'ebook mi consente di viaggiare con 300 libri e comprarmene uno ogni giorno se voglio. Ecco, le idee sono ancora più leggere. Quando noi sentiamo dentro di noi le nostre idee essere vive, vivaci, quando le percepiamo ogni giorno in confronto a nuove idee che incontriamo, muovendoci, cambiando, sentiamo di avere tutto il nostro bagaglio dietro, sentiamo la bellezza semplicemente di svegliarsi e avere un cervello, perché dentro quel cervello si può svolgere tutto. Il rischio di rimanere fermi, il rischio che i nostri neuroni girino su poche idee, sempre quelle, spesso nemmeno nostre, idee degli altri, spesso degli opinionisti televisivi, per esempio. L'incapacità ormai di fermarsi di fronte a qualcosa, dire ma io cosa ne penso? Uno può conoscere il mondo o uno può farsi una propria idea del mondo e allora lì c'è bisogno di confronti con idee nuove, idee diverse. Le idee diverse si incontra muovendosi, modificando, perché il mettersi in viaggio verso la modifica apre le nostre porte percettive. Non ci fa essere timorosi e in continua difesa dei nostri possedimenti e delle nostre idee. Invece mette le nostre idee non armate, schierate, ma predisposte ad essere contaminate, ad essere messe in crisi. Perché alla fine di ogni giornata, di ogni incontro, uno torna a casa con una sollecitazione diversa, con qualcosa di nuovo, con una sfumatura, un ingranaggio che prima non c'era e che fa muovere il resto in un modo nuovo, anche se leggermente nuovo. Si tratta un po' di gettare dei sassolini in uno stagno, le cui onde concentricamente si espandono. Quindi il viaggio come ricerca di nuove idee, come afflato verso l'indipendenza, verso la formazione di una propria realtà, di una propria idea della realtà. Perché quando alla fine il mondo non è altro che una serie di relazioni culturali che noi vediamo dal nostro punto di vista. Più il nostro punto di vista è precario ed è in movimento, e più il mondo è ricco ed è pronto a invaderci con le sue bellezze o quantomeno con le sue diversità. Quindi buon cambiamento a tutti.